chiamati urgentissimo, mi serve il tuo cellulare. No. Ma ti do le botte? Mi serve il tuo cellulare? No. Ma perché? Così, non voglio. Ma no, sei stronzo. Sì. Ma sei sicuro che non mi vuoi aiutare? 5 minuti e sono da te. Ciao a tutti ragazzi, qua per vostra sfortuna c'è Xmurri e benvenuti in un nuovo video della rubrica Appero. Oggi siamo qui con un telefono d'eccezione, come potete vedere, perché qui con me oggi c'è il buon vecchio Jumpitech che mi sta aggiustando il computer, purtroppo è andato a puttane. E dunque ne approfitto proprio per utilizzare il suo S4. Intanto vabbè, ve lo metto un attimo così per farvi vedere che è una figata sto telefono. Comunque il gioco che andremo a vedere oggi è Granny Smith, che è un gioco che mi ha consigliato appunto Jump. Io volevo fare Asphalt, però vabbè, intanto facciamo una cosa, lo chiudiamo così vi faccio vedere anche l'inizio. Qua sono io che sono una testa di cazzo. Chiudiamo ovviamente le 6000 applicazioni che Jump tiene sempre attive e riapriamo il nostro gioco. Gioco che ho provato poco, ma che comunque adesso andiamo a vedere insieme. Intanto alziamo il volume, sennò probabilmente non sentite un cazzo. Ok, adesso magari lo sentite anche forse troppo, quindi lo mettiamo tipo così. Sì, ok, ci potrebbe stare. Allora, il gioco è più o meno molto semplice come comandi. Qui, come potete vedere, avete i vari mondi. Noi abbiamo solamente il primo mondo perché Jumpy è povero e non ha comprato la versione completa. In basso avete praticamente tutti i vari power-ups, che ovviamente non sono anche avete vari personaggi, tipo il cane di merda, Stella, IQ, Owie, penso si legga, che ovviamente non è sbloccato perché abbiamo sempre la versione di prova. Allora, io farei intanto il primo livello, che è per farvi vedere un più o meno come inizia il gioco. Sostanzialmente c'è un cornuto che ci sta fottendo le mele, quindi dobbiamo andare a riprenderci le mele prima di lui. Ecco, come potete vedere, già qua la prima mela l'abbiamo presa. Ci sono solamente due comandi, ossia il salto e puttana Eva. Perfetto. Ci sono solamente due comandi, il salto e il bastone, che praticamente vi servirà per attaccarvi, come potete ora vi faccio vedere, ai fili, ai cavi elettrici, eccetera. Sostanzialmente non è che sia tutta sta complessità proprio a livello di comandi, solo che la parte difficile poi ora vedrete che verrà nel momento in cui dovete calibrare quanto fare ruotare la nonna, e soprattutto nel momento in cui vi dovrete attaccare al ecco, per esempio, ecco che culo di merda, questo proprio contro la fisica perché mi dovrei essere schiantato come un nigga, porca puttana. Ok, l'abbiamo presa. Culo, perfetto. Mentre Jumpy se la ride, abbiamo finito il primo livello. Direi molto molto bene. Scusate se il background del telefono, vabbè che non me l'ho fatto un cazzo il background, si vedrà rossissimo, ma lo sto facendo in un'altra location, come probabilmente avete capito. Buona, torniamo alla mappa e andiamo a fare per esempio questo livello, che Jumpy ha concluso con una mela perché è scarso, quindi ovviamente noi dovremo batterlo. Non fare gesti, Jumpy. Ok, saltiamo. Intanto io poi voglio spiegare come mai il bambino, che è un grasso di merda, riesce ad essere più veloce della nonna. Effettivamente la nonna ha le artrosi, quindi non è che questo gioco abbia senso in generale. No, porca troia, mi hai fatto distrarre, siamo caduti. Ok, riniziamo, tanto qua i livelli durano poco, quindi mi posso permettere di riprovare. Ok, calibriamo bene. Che ovviamente quale nonna al giorno d'oggi non ha un paio di Rollerblade tutte, penso. Perfetto, ci siamo infognati malissimo, ragazzi. Perfetto, adesso saltiamo. Ecco, potete vedere qua, vi dovete attaccare col vostro bastone. Sembra un po' la Nimbus 2000 di Harry Potter. Non so per quale cazzo di motivo è venuto questo parallelismo. Comunque, ok. Qui, ok, vai. Buono. Oh, ottimo. Perfetto. Non era un amplesso, ma era un... No, è perfetto, l'ultima mela non l'abbiamo presa. Siamo pure caduti. Vediamo se la nonna si riprende prima che ci inculi il ragazzino. Ecco, abbiamo pure perso. Però abbiamo preso due mele su tre e quindi abbiamo almeno sorpassato Jumpy, che era il nostro obiettivo. Come minchia si torna indietro così. Ritorniamo alla mappa e andiamo a fare invece questa qui, che è l'ultimo livello che ho provato io prima, che però non sono riuscito a concludere. Ok, intanto è un livello difficilissimo, infatti. Ok, la prima mela l'abbiamo presa. Il bello viene proprio adesso, perché adesso la nonna incomincia a rincoglionirsi e a lisciarli tutti. Ottimo. Qui
Attaccati, puttana! Perfetto, non si è attaccato, quindi dobbiamo riprovarlo. Quella è una parte critica, perché non riesco mai ad attaccarmi, non so per quale motivo terreno. Perfetto, è morta di nuovo. Riattacchiamoci. Ok. Una vecchia di merda, vedi? Vedi che adesso spacco il telefono di Jumpy, che non funziona qui questa merda. Dai, prendi la mela di merda. Raddrizzati, ottimo. Ok, ci siamo raddrizzati. Ecco, buono, buono, buono. Vai, vai, salta, troia. Nozza! Non si attacca la puttana. È un problema, ragazzi. È una milfona di merda. Non si vuole attaccare. Ok. Ok. Dai, dai, che ti attacchi, puttana. Se no non mi farei quittare pure su questi giochi del cazzo. Dai! No, non ti attaccare. Vacca che sei. Non ti attaccare, tranquillo. Brutta pulla. Ovviamente, ragazzi, non dite la parolaccia, perché se no andate a dirti all'inferno. Perfetto. Dai, stiamo riuscendo. Ok, siamo entrati. Allora, questa è una parte critica. Ragazzi, questa troia praticamente non si vuole attaccare. Jumpy, non ridere, aiutami. Porca troia. Questa puttana qui non si vuole attaccare. Allora, che devo fare? Devo saltare adesso, no, Jumpy? Lui non parla. Questa puttana. Dai, che la troia si è attaccata. Buono. Ok, vai, che ce la facciamo, ragazzi, dopo 6 anni. Dai. Ottimo, bene, molto bene, che ce la facciamo così. Dai, gira, gira, attaccati. Sì, buono, prendi la mela, puttana, sei una puttana. Non hai preso nemmeno la mela, ma ancora. Vaffanculo. Comunque, va bene, ragazzi, io direi che ci siamo. Comunque, vi ho fatto un po' capire com'è il gioco. Ritorniamo alla mappa. Appunto, è figo come gioco. Non so se sul mio cellulare questo gioco girava. Forse sì, comunque, ma comunque non si sarebbe visto mai bene come questo. Comunque, ragazzi, questo video finisce qui. Io spero vi sia piaciuto. Continuate a proporvi a provarmi i vostri giochi per la rubrica. Però con un commento qui sotto. Se il video vi è piaciuto, vi ricordo di lasciare un bel mi piace anche per questo telefono stratosferico. Che ovviamente ora mi vado a zuffare. Quindi lasciatemi un mi piace. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao. Pronto? Pronto, Jumpy, urgentissimo, mi serve il tuo cellulare. No. Chi boh? Coppa, ti do le botte, prestami il tuo cell. No. Ma perché? Boh, così, non va, non mi va. Sbagliato. Devo dire, non voglio, invece ho detto non va. Ciao. Ti stessi a portare via.